Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati su Gaming Galaxy, o meglio, qua nella nostra galassia, come dico di solito. Oggi video di spiegazione su quello che è stata la live di qualche giorno fa, di giovedì in realtà, di Hunt Showdown. Ho già fatto un video per quanto riguarda il team da tre, che era forse la cosa più importante che doveva essere spiegata e detta. È un video corto, non c'è molto da dire in realtà, ci sono un po' di speculazioni, ma finché realmente non si avrà il gioco in mano non possiamo dire più di tanto se funzionerà o meno. Però dopo il Q&A che c'è stato nella live, i ragazzi di Crytek sono andati avanti a parlare. Ci hanno fatto vedere l'interfaccia nuova che avremo nella 1.0, sia noi che ovviamente i ragazzi dell'Xbox, e di conseguenza hanno anche spiegato molto più nel dettaglio quello che riguarda le armi, quello che riguarda i team da tre. Le varie cose che cambieranno e ci sono state alcune novità che a me hanno fatto veramente piacere. In realtà erano già state dette nelle live precedenti, ma che comunque vedendole visivamente mi fa ben sperare. Chiedo scusa sinceramente se sentite un gran caos di sottofondo, ma i miei vicini stanno facendo il cemento e quindi c'è la betoniera che sta andando. Spero che non sentiate troppo casino. Comunque c'è la mia voce e la musichettina, quindi spero che almeno questo possa aiutarvi. Detto questo, andiamo a vedere subito che cos'è. Questa è l'interfaccia nuova, voi la state già vedendo in realtà. Come potete vedere, cambierà completamente tutto. È un'interfaccia. Sinceramente, io preferivo quella precedente, quella attuale almeno che abbiamo, perché c'è quasi tutto subito che risalda all'occhio, mentre qui attualmente l'interfaccia è un po' più complicata perché sono state aggiunte veramente un sacco di cose e andiamo subito a vederle. Vedete il mio mouse, ovviamente, non questo ma quello bianco, così da andare un pochino a spulciare quello che è stato detto in live e quello che vi posso portare io e che io in realtà ho capito poi. Bene, ovviamente qui sopra abbiamo tutto il nostro menu, che può essere dal Bounty Hunt, quindi la Classic Mode, la Quick Play, i vari contratti che ci sono attualmente durante il giorno, le challenge e i last match, ovviamente con tutte le statistiche dell'ultimo match. Quindi diciamo che il menu sotto è riguardante proprio le partite in sé, mentre il menu sopra è tutto quello che riguarda sia la lore del gioco, quindi le library, lo store, il recruitment. Vabbè, tutto quello che può essere, diciamo, collegato al proprio Hunter e ovviamente anche lo store dove si possono comprare le armi, dove si possono reclutare gli Hunter, eccetera, eccetera, eccetera. E ritroveremo anche la nostra Bloodline, che però cambia parecchio. Ora, che cosa andiamo subito a notare qua? Beh, la prima cosa che si notano sono le nuove valute che si possono comprare o ottenere in gioco facendo le challenge, quindi non vi state a preoccupare, avrete comunque voi della valuta che poi potrete spendere per andarvi a comprare, che ne so io, la skin del Mosinagant piuttosto che la skin delle Belle o del Romero se vi piace giocare con Romero, o comunque di qualsiasi arma, oppure la skin dell'Hunter. Sulle skin c'è da fare un discorso a parte che facciamo più tardi, quindi alla fine, ma non è niente di particolare. Però a me non è piaciuta più di tanto. Comunque, quello che si vede oltre a questo è il fattore che si vedrà. Durante gli inviti si vedono, come è attualmente in realtà, il contratto che c'è sulla destra, i bonus vari ed eventuali, il fatto che lui voglia, come si dice, mantenere, okay, il team da tre, e il fattore che lui ovviamente si veda il proprio Hunter in maniera diversa e il prestigio finalmente. Ma non solo, potremo vedere anche, una volta invitati gli amici, anche il proprio equipaggiamento prima di partire, come è in realtà attualmente adesso, prima di partire in missione. Chiaramente lui poi andrà ad invitare, se non erro l'ho fatta, eccolo qua, andrà ad invitare il proprio primo amico. Come vedete, si vede che prestigio 5 si può andare a vedere il proprio equipaggiamento, ma con il team da 3, quindi mantenendo questo affarino qua rosso, si può invitare il terzo amico dopo che si è invitato il secondo, e come vedete il terzo amico, stessa identica cosa, prestigio 40, si può andare a vedere la cosa. Quello che cambia, che cos'è?
sono questi. Quindi tutto quello che può essere il contratto viene cambiato totalmente, quindi viene sia i bonus che le altre cose vengono praticamente tolti nel team da 3. Questo proprio perché il team da 3, come hanno spiegato, non è altro che una potenza di fuoco in più che però bisogna saper giocare. Di conseguenza si possono invitare solo gli amici e non in random, e però tutti i bonus vanno a cambiare, vanno praticamente a togliersi. Si avrà solo ed esclusivamente la taglia e il random contract, quindi niente di più, niente di meno. Sinceramente è carina questa interfaccia, perché si ha praticamente tutto subito ancora prima di partire, si vede quando è ready qualcuno senza dover aspettare il cosino verde qui sotto. Vabbè, è una sciocchezza, però è qualcosina in più. Si vede tra le altre il livello attuale dell'Hunter, quindi si vede anche il livello che si ha dell'Hunter stesso, quindi in questo caso livello 12, 33 e livello 1, quindi magari questo l'ha appena preso. Questi due invece ci hanno almeno fatto due partite, o una in questo caso e due questa, dipende poi sempre come va. E quindi questa è l'interfaccia che noi avremo durante la lobby, quindi durante il nostro matchmaking o invitando gli amici. Quello che possiamo vedere dopo invece è proprio il contratto in sé, che come andiamo a vedere ti fa vedere i due contratti da scegliere, quindi né di più né di meno. In questo caso c'è l'assassino o il random contract, la mappona gigante in base a quello che esce fuori. Come al solito c'è il simbolino se è giorno, notte o nebbia, ed è un'ottima cosa. Qui vi spiega il random contract, e chiaramente si può andare ad accettare o meno. Anche se si è già in lobby, si può cambiare comunque il contratto, quindi va sempre bene, niente di particolare, qui non c'è molto da dire, possiamo proseguire oltre. Ovviamente qui play, stessa identica cosa, è cambiato tutto. Qui ci sono i vari hunter che si possono scegliere, i propri gear casuali che si possono scegliere e via così, niente di più, niente di meno. Chiaramente questa è tra le altre un'immagine presa da Xbox, come potete vedere, qui ci sono i vari grilletti. Niente, questo è invece il quick play. Queste sono le challenge, sono cambiate anche loro, sono molto più belle, prima di tutto sono colorate, hanno praticamente colorato tutto, il che diventa una figata pazzesca, ma queste sono le challenge, sono cambiate anche loro, o meglio, sono le stesse attuali che ci sono adesso, ma hanno una pagina loro dove si possono vedere e si possono magari capire un pochino meglio. Niente di più, niente di meno, quindi va bene così. Anche questo qua, non c'è molto altro da dire, si possiamo passare oltre. Le statistiche sono cambiate ovviamente, che si trovano sotto la Bloodline, come potete vedere ci sono i progressi, statistiche e rank unlock, questi ve li spiego più tardi. Le statistiche chiaramente vanno a farsi vedere come quick play e bounty hunt, quindi la classic mode. Ci sono un pochino più di statistiche sinceramente, o meglio, quelle attuali non ricordo se dovrebbero essere 9, quindi questi qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sì, ci sono delle statistiche in più. Sinceramente le statistiche come sempre valgono e non valgono, anche perché bisogna vedere se si gioca da solo, in due e in questo caso anche in tre, ma vedremo, dovrebbero essere resettate, quindi dovremo vedere le statistiche a zero per poi riprendere decentemente la nostra strada. Io sarò molto felice perché faccio abbastanza cagare, e quindi ricominciare da zero non è male, anche perché io come kill ratio qua ho 0,72 e come quick play ho 1,50, quindi c'è qualcosa che non sta funzionando. È vero che di quick play ne gioco poche, ma porco cazzo, c'è una differenza enorme. Ed ecco qua invece il rank unlocks. Qui c'è da iniziare il discorso invece con tutte le armi con cui ho fatto le foto dopo e che poi integreremo. Come funzionano? L'ho già spiegato in una live precedente e lo rispiego perché con le immagini davanti si riesce a capire un pochino meglio. Noi avremo nella Bloodline la possibilità di rankare fino al terzo rank, quindi partiremo dal rank 1, quindi avremo delle determinate cose sbloccate già automaticamente, come per esempio il Romero, la Combat Axe, l'Electric Ramp, il First Aid, ok? Cose del rank 1, e ogni volta che noi rankeremo ci verrà sbloccato un set di armi o un set comunque di oggetti, non soltanto uno come succede adesso nella Bloodline, ma proprio si andrà a sbloccare un determinato rank che conterrà al suo interno determinati oggetti che noi potremo ad andare a utilizzare istantaneamente. La questione delle altre armi è che mentre noi giochiamo con quei determinati oggetti faremo delle sfide, come sono attualmente le challenge, ma
per le armi, e ogni volta che noi andremo a fare delle sfide per le armi, dopo ve lo faccio vedere, in pratica sbloccheremo in questo caso le armi successive. Anzi, ve lo faccio vedere subito. Dovrebbero essere, eccole qua. Qua in pratica come cosa succede? Io sono il rank 4, ok? Sono appena entrato in rank 3. Ok, di conseguenza mi viene sbloccato il Mosinagan, il Nitro Express, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa succede? Quando sblocco il Mosinagan, ok, mi viene dato il Mosinagan 1. Quindi quello classico e stupido. Come vedete c'è scritto Mastery Unlock. Quindi noi, una volta che avremo sbloccato il Mosinagan, sbloccheremo, per sbloccare l'Obrez, dovremo fare una determinata sfida. Sfida che andrà a completarsi chiaramente, magari, che ne so io, saranno 100 colpi in testa sugli zombie. Una volta che noi avremo completato questa sfida, potremo accedere, quindi ci verrà sbloccato il Mosinagan Obrez. Col Mosinagan Obrez dovremo fare un'altra sfida, quindi all'interno del gioco in sé dovremo andare a vedere nella libreria per sbloccare l'Obrez, e una volta fatto questo ci verrà data la baionetta, e così via per tutti i Mosinagan fino all'Automat. Questo cosa comporta? Comporta che innanzitutto dovremmo ponderare quello che dovremmo fare, per il semplice fatto che se noi normalmente giochiamo, io per esempio gioco con le Belle, dovrò riuscire a rankare fino alle Belle, poi sbloccare le Belle e poi sbloccare tutti gli altri le Belle. Questo vale per tutte le armi. Questo significa che sia che noi stiamo rankando o che noi stiamo invece dei giocatori esperti, quindi abbiamo già rankato in un determinato punto, avremo plausibilmente un miglioramento in termini di gioco. Questo perché non avremo più 10 milioni di armi in game, ma ne avremo soltanto alcune. In questo caso, per esempio, i Romero è plausibile che non verranno mai cagati, perché sono delle armi di merda. Determinate armi che si usano molto poco e che attualmente non vengono praticamente cagate di striscio, non le ritroveremo praticamente più in gioco. Questo perché dovremo andare a sbloccare le loro versioni non soltanto con il rank, ma anche giocandoci. E chi cazzo c'ha voglia di giocare le partite con Romero quando posso tranquillamente prendermi dei fucili un po' più decenti? Stessa cosa per i fucili a pompa. Non vedremo probabilmente più, che ne so io, i Caduel, o magari vedremo i Caduel solo all'inizio e poi scompariranno quando la gente rankerà per andare a prendere, che cazzo ne so io, uno Spark, un Coronet Kings, o comunque armi un pochino più prestanti. E secondo me è un ottimo modo per, non so se mi sono spiegato decentemente, ma credo di no, è un ottimo modo per bilanciare molto più in gioco ed essere in realtà anche molto più coinvolto nel gioco tutte le armi. Quindi sarà secondo me un ottimo spunto, e soprattutto dovremmo realmente giocare con quelle armi e imparare a giocare con quelle armi, quindi in teoria skillarci un pochino di più proprio per questo semplicissimo motivo. Armi che comunque sono cambiate, adesso le andiamo a vedere, perché hanno aggiunto una statistica in più finalmente, e di conseguenza non verremo più shottati a 100 metri da una pistola, una Nagant, una pistola del cazzo, tipo la Pax o che ne so io, una Bomblens. Ok, vabbè, comunque queste sono le armi che vengono messe. È un cazzo di casino, sinceramente. Quando volete andrete a scegliere, potrete scegliere se sono large, medium o small. Potrete scegliere anche in base al tipo di proiettile, o avremo anche le preferite, quindi potremmo mettere direttamente le preferite. E le armi sono le solite classiche, sono ovviamente cambiate perché le hanno risistemate. Secondo me era un po' più bello quello di prima, potevano mettere direttamente questo menu a quello di prima, ma loro le hanno volute cambiare. Detto questo, queste sono le nuove statistiche, o meglio, questa è la nuova statistica, che attualmente c'è soltanto range e non l'effective range. Che cosa vuol dire? Il danno è sempre lo stesso, il rate of fire lo sappiamo tutti che cos'è, il reload speed e il melee damage, lo sappiamo anche quello. Levy melee damage, idem come sopra, la muzzle velocity, idem come sopra, l'handling, idem come sopra. Ora, l'effective range è quello che a noi ci interessa tutti. Quello che
è l'effective range, è il range effettivo del 100% dei danni che noi prendiamo da quest'arma. Cosa vuol dire? Se noi abbiamo una Caddo del Commercial Pistol che spara a 65 metri, ok? Vuol dire che entro i 65 metri, quando noi colpiremo, ovviamente stiamo sempre parlando di headshot, un avversario, andremo a fargli un determinato danno, cioè 80 in questo caso, entro i 65 metri. Se noi per esempio, cioè sono durante la live l'hanno fatto vedere, prendiamo un Mosin-Nagant Obrez, questo effective range si sposterà a 265 metri, 295, una roba del genere. Questo vuol dire che l'Obrez, che è un fucile, avrà un range e un danno fino ai 295 metri al 100% se noi shottiamo, cioè noi colpiamo in testa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, prendiamo un Uppercut, che è forse la pistola più forte del gioco, ok? L'Uppercut ha un effective range di 95 metri. Questo vuol dire che noi entro i 95 metri, se colpiamo in testa una persona, gli facciamo il massimo del danno. Se superiamo quei metri, chiaramente il danno viene ridotto e di conseguenza, anche se prendiamo in testa, è plausibile che dopo i 95 metri, beh, l'Uppercut fa anche un danno esagerato, ma se noi prendiamo in testa, per esempio, con la conversion pistol classica della Cadwell, noi non shotteremo il nostro avversario sopra i 65 metri, il che rende tutto molto più bello, perché chiaramente in base alle armi che noi andiamo a scegliere dovremo sapere a che distanza dobbiamo rimanere dal nostro avversario per poterlo uccidere. Questo cosa comporta? Comporta che il Winfield viene nerfato alla merda, non per altro, perché finalmente gli spammer di Winfield non ti potranno spammare ai 100 metri, perché tanto il Winfield non ci arriva e quindi ti attacca a cazzo e tiri. Anzi, ci arriverà probabilmente ai 100 metri come prima, ma non ti farà assolutamente danno e soprattutto non ti shotterà con un colpo in testa. Il che rende tutto molto più bello, un pochino mi tocco i capezzolini. E questo comunque è quello che è stato cambiato sulle armi, quindi era già stato detto in realtà nella live precedente e beh, l'hanno messo in pratica finalmente. L'hanno messo in pratica. C'era qualcos'altro che vi volevo far vedere, eccolo qua, l'upgrade, chiaramente sono le classiche upgrade che noi andiamo a fare, quindi dei tratti che noi andiamo a fare, anche questi sono stati cambiati, possiamo ovviamente dalla A alla Z e sistemarli come cazzo vogliamo noi, qui non ci sono i preferiti ma potremo comunque andarli a cercare, quindi se vi serve un tratto particolare che vi ricordate, tipo che ne so io Pac-Mule, ok, potete scrivere Pac-Mule e vi uscirà Pac-Mule da poter comprare. Anche queste qua sono state, come vedete, cambiate, non solo vi danno le icone grandi ma anche le iconcine piccole con il loro costo, molto carino sinceramente. Questo è un pochino più decente invece di quello che c'è attualmente. Ora vediamo, mi ricordo più se ho dimenticato un pezzo, ah sì, eccolo qua, il ovviamente i vari tire, noi avremo adesso avremo anche le donne chiaramente, tra l'altro a parte questa che vabbè, ma queste due sono veramente veramente fighe come skin. Potremo reshufflare, quindi fare un extra shuffle con le monete a pagamento, che chiaramente, ripeto, noi potremo comprare o prendere in gioco e di conseguenza verranno cambiati tutti e quattro gli hunter e potremo prenderne uno a caso. Come vedete le armi sono cambiate, sono finalmente colorate, che bello, e niente, questo è quello che realmente noi ci troveremo nella 1.0, perché in realtà non c'è nient'altro che vi devo dire, non c'è nient'altro che vi devo far vedere, tutto quello che è stato detto nelle varie live precedenti l'abbiamo ritrovato qua, quindi molto bene sinceramente. Crytek si sta veramente dando da fare e adesso non dobbiamo aspettare altro che buttino questa versione sul PTS e per andarla a provare comunque e vedere un po' anche nelle tre contro tre, cioè nei team da 3 come ci si troverà in game. Bene, sarà stato un video lunghissimo, infatti 20 minuti di video, beh, spero di esservi stato utile, di avervi fatto piacere, fatemi sapere che cosa ne pensate voi e noi ci rivediamo al prossimo video. GG a tutti quanti, ciao!